a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. In questo tutorial voglio farvi vedere come possiamo disegnare una cartolina con il tema della spiaggia ed è un semplicissimo tutorial, basta seguire passo passo come realizzarlo. Andiamo ad aprire Illustrator, andiamo a fare un file nuovo e qui lo andiamo a dare a 4 e mettiamolo per orizzontale. Io mi uso la base semplicemente per abitudine, però poi all'interno di qua io vado a prendere uno strumento rettangolo, clicco sul foglio e faccio 210x150. Ecco qui, questo è il nostro rettangolo. Andiamo a creare un nuovo livello. Questo qui che abbiamo qui lo blocchiamo in modo che abbiamo la base. Andiamo qui nello strumento sempre rettangolo e andiamo a prendere il rettangolo, togliamo la traccia e andiamo a prendere il colore qui in primo piano e andiamo nei campioni. Se non avete i campioni andate qui su finestra campioni e qui andiamo a mettere questo effetto sabbia e andiamo, vedete, a creare questo qua. Poi andiamo a prendere qui lo strumento gomma. Se cliccate due volte vi compare questa schermata. Qui potete decidere la dimensione, vedete, della gomma. Qui potete decidere l'angolo, come volete che si muove. Io voglio semplicemente lasciare la dimensione e gli do 57. E vado, vedete, a muovere all'interno di qua per fare, vedete, questo effetto mosso. Vado qua, vado nello strumento qui della matita e vado a prendermi lo strumento arrotonda e mi vado ad arrotondare, vedete le punte. Allora vado qua a prendermi lo strumento rettangolo con angoli arrotondati, mi vado a prendere un colore e vado qua. Premo Alt e Shift. Intanto questo me lo ruoto, vedete, in questo modo, e ruoto e duplico anche questo e me lo sposto qua. Seleziono questi tre, faccio Shift Alt, vado qui su riflessione e me lo ruoto da quest'altro lato, me lo sposto qua. Vado a prendermi lo strumento linea e mi vado a fare, vedete, questo taglio qui. Vado a mettermi la linea di traccia di qualunque colore, va bene. Duplico questo e premo Shift e vado a ruotare. E me lo vado a posizionare qua. Seleziono tutto e vado su Scomponi. E poi vado su Unifica. Se non avete a disposizione l'elaborazione tracciati, dovete andare su Finestra, Elaborazione tracciati. Andiamo a selezionarmi questo e vado qui sulla gomma e vado a rimpicciolire la traccia. Gli do ok e vado a farmi questo. Cancello. Prendo sempre questo con lo strumento angoli arrotondati, vado a crearmi delle linee, vedete, all'interno di questo e le vado a fare di bianco e poi vado ad abbassare un po' l'opacità. Vado qua, vado a fare delle linee all'interno di questo. Mi vado a spostare un pochino questo, mi vado a selezionare tutto e mi deseleziono quello che non mi serve, ossia questo, e vado qua e vado a mettere tutto allo stesso modo. Selezioniamo tutto, vado qua, lo metto al centro e poi vado a fare unifica. Vado a prendermi il pennello e vado a mettermi un colore bianco, vado qui su opacità e metto 30.
vado qui sulla dimensione dei pennelli, quindi sulla tipologia, e vado, vedete, a creare questo. Per fare ancora di più curvato dovete andare ad aggiungere un altro rettangolo ad angoli arrotondati. Vado a prendermi la traccia e vado a fare questo, vedete, me lo faccio più stretto e me lo metto qua, tasto destro, porta sotto, duplica e me lo porto di qua e me lo metto qua, vedete, semplicemente aggiungendo altre curve. Andiamo a selezionare tutto, andiamo su oggetto, raggruppa, andiamo a metterci le conchiglie qui, rimpiccioliamo, premiamo alt. Ora mi vado a prendere il contagocce e mi vado a mettere, vedete, il riempimento qui con il pennello. Guardate, se facciamo questo, andiamo qua, andiamo a metterci di nuovo il riempimento, come vedete lui mi copre la conchiglia. Andiamo a fare così, vedete, quindi con un colore più scuro, andiamo su questo, andiamo a creare un po' di ombra, andiamo a dare una dimensione, una traccia, e andiamo a fare anche questo. Andiamo a sbloccare il livello, vedete questo qui, e qui andiamo a metterci un celestino, andiamo qua, andiamo ad abbassare un po' l'opacità, andiamo a metterci un po' di verde, e qui andiamo a dargli delle onde. Selezioniamo tutti e due e andiamo a dare un'opacità, andiamo a dare una traccia qui e andiamo a dare, vedete, il contorno, questo lo andiamo a dare più scuro, e andiamo a dare le varie ombre. Andiamo qui nello strumento stella e andiamo a fare queste stelline, le stelle marine, e le andiamo a fare arancioni. Ingrandiamo, andiamo sulla gomma, andiamo a rimpicciolire la dimensione. Questa ovviamente è una funzione che dobbiamo fare qua, perché con i nuovi Illustrator questa qui è stata semplificata semplicemente arrotondando gli angoli. Ok, andiamo qui, andiamo sullo strumento ellisse e andiamo a dare il riempimento e una traccia. Andiamo qua, vediamo, metterci lentamente, andiamo a dare semplicemente una traccia più scura, duplichiamo e andiamo a mettere, vedete, questi puntini che riprendono un po' le stelle marine. Andiamo qua, andiamo a mettere, vedete, alternando, selezioniamo tutto, ed ecco qua. Ora andiamo sulla stella, vedete, lasciamo così, semplicemente ritengo qua, andiamo sulla stella e andiamo a prendere lo strumento matita arrotonda e andiamo ad arrotondare, vedete, gli angoli, andiamo anche ad arrotondare, vedete, qui, ok. Andiamo a prendere il pennello e il contagocce, andiamo a prendere uno di questi cerchietti e andiamo a prendere poi il pennello e andiamo, vedete, a fare questo. Andiamo qua e andiamo a cambiare, vedete, la traccia della curva e andiamo a mettergli l'opacità al 40. Ed ecco qua, andiamo
a selezionarci tutto e deselezioniamoci premendo Shift, quello che non ci serve. Andiamo qui su oggetto, raggruppa. Duplichiamo e andiamo a metterci le stelline qua. Tasto destro, porta il primo via. E andiamo a metterlo, vedete? Selezioniamo tutto e lo andiamo a mettere tutto nel livello sopra. Andiamo a prenderci questo, duplichiamo e lo andiamo a mettere qua, vedete? Tasto destro, ordina porta in primo piano. Andiamo a prendere il celestino, togliamo la traccia e andiamo a fare così. Andiamo a mettere il riempimento in primo piano. Duplichiamo in questo modo e qui andiamo a metterlo in trasparenza, così che si intravede anche sotto. E qui scriviamo. Andiamo a sceglierci un carattere carino e qui scriviamo divertimento. Selezioniamo tutto e mettiamo in bianco. Andiamo a fare modifica copia, modifica incolla sotto e andiamo a metterlo blu. Andiamo a spostare. Andiamo a prendere la stella di qui, la rimpiccioliamo e la mettiamo qua. Con questo il video è finito, spero che vi sia piaciuto e che possa essere utile per buttare via le vostre creazioni. Ah, ok, andiamo qui e adesso andiamo in finestra campioni, andiamo in finestra biblioteche di pennelli e andiamo su inchiostro, questo vedete, andiamo a prendere come colore il marroncino per fare, vedete, il colore un po' della sabbia, ci spostiamo, eccolo qua. Tasto destro, porta in primo piano. Con questo spero che il tutorial vi sia piaciuto e che possa essere utile per creare le vostre creazioni. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti.